Oggi prepariamo delle deliziose polpette al forno fatte con le zucchine spinose. Se non avete le zucchine spinose in casa, potete utilizzare benissimo le patate, le carote oppure le zucchine classiche. Ovviamente gli ingredienti possono anche essere mischiati fra di loro, in questo modo farete una polpetta ancora più ricca di verdure. Mina, seu cabelo è da ora. Seu corpo é um violão, não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Ciao ragazzi, perché tutta questa pagliacciata? Perché questa pianta qua, questo frutto, in Brasile si chiama chuchu. La parola chuchu viene utilizzata anche per dire quando si vuole molto bene a qualcuno, che ne so, un figlio oppure un ragazzo, insomma si dice che è un chuchuzinho, che è come dire carino, carinissimo. E quindi ho iniziato questa canzoncina per dirvi che oggi facciamo una ricetta con il chuchu, o in italiano conosciuta anche come zucchina spinosa o patata spinosa. Ora basta con le chiacchiere e vediamo come cucinare il nostro chuchuzinho. Per questa ricetta abbiamo bisogno di due zucchine spinose di grandezza normale, cioè più o meno come la nostra mano. Queste qua invece sono proprio zucchine gigantesche, guardate. Questa pesava più di un chilo, veramente bellissima. Ma in questo caso mi servono due zucchine normali. Quindi andremo a sbucciarle, mettiamo i guanti e le tagliamo a metà. Io vi consiglio di utilizzare i guanti non solo per non farsi male perché hanno le spine, ma anche perché queste zucchine rilasciano una sostanza piuttosto fastidiosa, quindi se le sbucciate a mani nude, dopo le mani vi rimangono un pochino appiccicose, insomma a me dà un po' fastidio, quindi preferisco sbucciarle utilizzando i guanti. Zucchine sbucciate, andremo a lavarle velocemente e dopodiché le possiamo grattugiare all'interno di una padella antiaderente. Aggiungiamo anche un filo d'olio e un bel pizzico di sale, portiamo sul fuoco e facciamo cuocere per circa 5 minuti a fiamma vivace, mescolando spesso. Intanto all'interno di questa ciotola ho messo 200 g di pane vecchio ammollato in un pochino di acqua e ben strizzato. Le zucchine sono cotte e non ci resta che unirle al pane. Volendo potete anche strizzare un po' le zucchine in modo da farle perdere un po' d'acqua. Ora vado a aromatizzare l'impasto con un pochino di prezzemolo, ma ci sta benissimo anche il curry oppure altre spezie. Aggiungiamo anche un uovo piccolino e un po' di pepe. Impastiamo velocemente con le mani e alla fine, per dare un po' più di consistenza all'impasto, aggiungiamo 2 cucchiai di farina 00 oppure di pan grattato. Ecco qua, questa è la consistenza che avrà il nostro impasto, è piuttosto appiccicosino e umido, ma deve essere così. A questo punto non dobbiamo fare altro che formare le polpette. Se avete difficoltà a farle, potete mettere la ciotola con l'impasto in frigo per una mezz'ora, in questo modo sarà più facile. Polpette pronte, non ci resta che metterle all'interno di una teglia antiaderente con un filo d'olio, così. Cospargiamo la superficie con un pochino di pan grattato, in questo modo si formerà una deliziosa crosticina. Aggiungiamo anche un altro goccio d'olio e inforniamo a 200 gradi per circa 30-35 minuti. Mi raccomando, a metà cottura vanno rigirate. Ed ecco a voi il risultato, sono leggere, morbide, veramente buonissime. Provatele!
Se questo video vi è stato utile, lasciate tanti mi piace e condividetelo con i vostri amici e fatemi sapere se provate a cucinare la zucchina spinosa a casa vostra. Questa verdura è buonissima perché non ha un sapore forte, insomma è un mix fra patata e zucchina e quindi è molto delicata come sapore. La potete utilizzare per addensare le minestre, per esempio, la potete fare fritta, al forno, in padella, in mille modi, e ha il vantaggio di non essere tanto calorica, cosa che invece sono le patate. E questo è tutto, spero che questo video vi sia utile e che provate a farla. Un bacione e noi ci rivediamo ovviamente prestissimo, sempre qui su Ricette di Gabri.